Ciao a tutti ragazzi, qui è Jess Reghino e siamo qui con questo video extra settimanale, infatti è il quarto, e quest'oggi siamo qui per parlare di El Mouse James Donkey 007. Chi seguiva le streaming sapeva che il mio mouse, ovvero sia quello che avevo prima, il Chimstorm Evac, mi dava qualche problema alla rotellina, perché dopo un po' di tempo, comunque a forza di premerlo, a forza di usarlo, a forza di sbatterlo ogni tanto, mi si era rotta un pochino. Quindi quel mouse l'ho messo un pochino in pensione e sto provando già da qualche tempo un nuovo mouse che gentilmente mi ha offerto il sito Banggood.com. Vi lascio il link in descrizione. Ma questo mouse proveniente da questo sito varrà veramente la spesa fatta, ovvero sia 65 euro? Andiamo a scoprire con questo video. Partiamo col dire che questo mouse, come tutti i mouse di fascia medio alta o alta, ha tantissimi DPI, anche troppi onestamente, perché io ne utilizzo giusti giusti la metà per giocare a giochi come LOL o agli FPS. Appunto ne ha 8200 DPI, che sono veramente tanti, ad alcune persone sono utili, ad altri meno. Comunque il bello di questo mouse, come tutti i mouse appunto di fascia medio-alta, è che ha un software che si può installare sul proprio PC, sul quale possiamo settare vari profili, dove setteremo i DPI, dove setteremo i tasti, dove setteremo qualsiasi aspetto del nostro mouse. Ma la particolarità di questo mouse non è tanto il software, che funziona bene, e anche il mouse, che funziona benissimo. La cosa unica di questo mouse, che si può ritrovare soltanto a mouse molto 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 costosi, è il fatto dell'estrema personalizzazione di come è l'impugnatura. Adesso vi faccio vedere. Il mouse vi arriverà in questa scatola gigante. Perché? Perché al suo interno, quando noi andiamo ad aprire, con funzione appunto andremo a trovare tanti piccoli oggetti che ci daranno tanta possibilità di personalizzare il nostro mouse. Adesso cambio un attimo inquadratura così posso farveli vedere nel dettaglio. Allora ragazzi, come potete vedere dalla confezione, il mouse è veramente ben fornito, ovvero sì, ci stanno tre pezzi di parte sinistra del mouse, tre pezzi di parte posteriore del mouse, tre pezzi di parte destra del mouse, più a nostra scelta potremmo scegliere se vogliamo una parte inferiore con i piedini in metallo o una parte inferiore con i piedini in plastica. Tutto questo ci porta a un'estrema personalizzazione del mouse, perché potremmo farlo aderire perfettamente alla nostra mano. Ora vi faccio vedere un pochino i pezzi e come si montano molto velocemente. Come vedete le differenze sono tante, questo un po' più lungo, questo un po' più stretto e anche un simbolino, e tutti e due hanno una parte curva, e questo invece molto semplice, proprio quello base. Quella di sinistra è quella che porta più modifiche al mouse, infatti a una avremo un bordo generico, a una avremo il pulsantino extra del mouse nella parte posteriore e a una alla parte anteriore. La parte destra invece avremo qui un'incanalatura per il dito, qui una parte generica e qui una parte allungata, perché qualora ci stendiate proprio la mano sopra. Ora li andremo a montare, così ve lo faccio un po' vedere con la composizione che utilizzo normalmente io. Ed eccoci ragazzi con il mouse. La composizione che uso normalmente io è piedini in metallo, che come vedete hanno delle calamitine che potremmo far aderire perfettamente. Parte posteriore, quella con la scritta 007, che è diciamo quella intermedia. Parte sinistra con il pulsante verso la parte più vicina al posteriore. E parte destra del mouse generica. In questo modo, come vedete, la mia mano aderisce perfettamente al mouse e mi trovo molto molto comodo. Come vedete c'è della colorazione verde, che è quella che ho io, ma sul sito internet potrete trovarla anche grigio scuro, che forse a livello di grip è leggermente meglio, essendo plastificato parecchio. Comunque ha un buon grip, sì, però tende a macchiarsi molto con il sudore della pelle, tende a vedersi quando si usa tanto il mouse. In sintesi, come avete visto, questo è un mouse molto completo e dalle tante facce, si adatta un pochino a tutti quanti, perché appunto ha tantissime parti che si possono smontare e rimontare in tante combinazioni diverse, e il software garantisce tantissima personalizzazione anche per chi, come me, fa tanti usi di tanti giochi in maniera diversa e setta i tasti anche sul mouse. Quindi personalizzazione al primo posto per questo James Donkey 007. Alla fine tutti quanti vi chiederete: ma ne vale veramente la pena appunto di comprare questo mouse a posto di comprare quello di una marca molto più blasonata? La mia risposta è sì, perché a questo prezzo, ovvero sia 60 euro,
non troverete mai un mouse così personalizzabile. Potrete cercarlo per lungo e per largo, ma non lo troverete mai. Qualitativamente è un ottimo mouse che vale fino all'ultimo euro speso. È un mouse che io, ora come ora, sto utilizzando nella mia postazione primaria, ovvero sia qui a casa, e mi ci trovo veramente veramente bene. Quindi lo consiglio. Se volete avere ulteriori informazioni, mi raccomando, andate nel link in descrizione. Noi ci rivediamo al prossimo video, sempre qui sul mio canale.